Ciao a tutti da Luca e dalla mia amica Ambra. Ambra, ciao. Bentornati al canale. Oggi Ambra ha voluto suo malgrado seguirmi in questo giro. Siamo sopra. Mi sentirò. Ma vedremo. Siamo solo agli inizi e siamo sopra Cardezza in questo piccolo stagnetto. E adesso niente, comincerà la salita vera e propria per la sua gioia e anche per la mia. Non vedo l'ora. No, però per ora sta andando bene. Per ora. Sì, dai, bella giornata, molto calda. E l'obiettivo è arrivare all'Alpe Corte di sopra e bivaccare lì, passare lì la notte e domani probabilmente magari salire anche al Pizzo delle Pecore, un punto panoramico molto carino a 2000 metri. Sempre che non ci sia troppa neve, adesso valuteremo. E vento, ah, già, perché domani. Che domani è presto, vento! Domani si vola! Stiamo riscontrando qualche piccolo ostacolo lungo il percorso. Il maltempo ha fatto davvero dei danni notevoli. Del tipo betulle gigantesche cadute dappertutto. E quindi niente, stiamo facendo un po' lo slalom. Guardate che roba, decine e decine di betulle lungo il percorso sono state completamente sradicate, veramente un quantitativo considerevole. Abbiamo dovuto aggirarne parecchie di queste betulle venute giù. Guardate che pezzo di ciaga che ho trovato su questa betulla, enorme. È davvero tantissimo, impressionante. Porca. Eccolo lì, veramente un pezzo enorme di ciaga su una betulla di queste sradicate. C'è stato un piccolo prolungato blackout delle comunicazioni. Il motivo è semplice, abbiamo sbagliato completamente strada e quindi siamo finiti in un sentiero che ci ha portato lungo il corso di un fiume che non c'entrava nulla con l'itinerario che volevamo intraprendere noi e non so come abbiamo fatto sbagliare perché sembrava l'unico sentiero diciamo percorribile dal punto di partenza, cioè l'Alpe Marzone. E niente, quindi abbiamo dovuto improvvisare completamente il resto del percorso e abbiamo salito in costa tutto quanto il bosco ed è stata dura. Ambra è dietro, adesso arriva, mi odierà profondamente, considerate che è la sua prima notte in bivacco, non ha mai fatto un bivacco ed ha poca esperienza in montagna. E quindi niente, adesso abbiamo ancora 1 ora e 10 per il bivacco, almeno siamo tornati sul sentiero, questa è la cosa positiva.
quelle indicazioni. È arrivata Ambra. Il momento più pietoso della giornata, penso. Ma è il bello della diretta. Cosa puoi dire? Fagli vedere la scalata che abbiamo fatto. Cioè, guardate, guardate, giudicate voi. Cioè, guarda che roba. Sì, non era proprio un sentiero questo. Il mio braccio, non so se si vede, però... Dai, però ce la facciamo, ce la facciamo. Ok, sono le 8 e 26 minuti. Mancano 10 minuti al tramonto. E mancano 100 metri di dislivello per arrivare al bivacco. È stata una bella avventura, anche se non prettamente voluta. Doveva essere una tranquilla passeggiata. E come spesso accade quando si pianificano le escursioni facili, si sottovalutano. E niente, abbiamo imboccato il sentiero sbagliato, ho imboccato il sentiero sbagliato. E per poter giungere a destinazione abbiamo dovuto fare una serie di deviazioni e ghirigori veramente faticosi. E niente, devo dire che la mia socia di trekking è stata veramente cazzuta, non si è mai lamentata, ha fatto sicuramente molta fatica, ma ha tenuto duro ed è rimasta lucida, quindi veramente complimenti. Orme nella neve. Potrebbe essere il lupo? Ok. Un cane? Ma credo che non ci sia nessuno sul bivacco. Nonostante tutto, ne valsa davvero la pena. Ma quanto ho desiderato quel bivacco oggi. Guardate che bello alpeggio qui, Alpe Corte di sopra. Eccoci all'interno di questo fantastico bivacco con l'eroina della giornata. Io mi sto girando all'alcol, vi dico questo. Com'è andata allora? Dopo 7 ore, 14 chilometri, insomma, bene, molto bene. Doveva essere un giro da un'ora e mezza. 3 ore, dai. Molto 3 ore. No, doveva essere un giro teoricamente da un'ora e mezza. Che ah, no, fatto no, aspetta, allora? 3 ore, sì, è vero. 3 ore. No, 3 ore. Vabbè, allora abbiamo... Allora... No, siamo andati oltre solo di 4 ore, 4 ore in più. Quindi possiamo bere e mangiare, yeah! La cosa fighissima di questo bivacco è che abbiamo una radio vintage che funziona grazie a un inverter e che trasmette in una stazione vintage. Cioè, spettacolo! Comunque stasera il menù prevede un risotto con taleggio e pere. Allora, prima cominciamo di pasto, taralli, birro, un po' di vino, poi risotto, taleggio e pere, e poi abbiamo un'infinità di salsiccia che pensavo di fare tipo sul fuoco, ma non abbiamo alberi disponibili, ormai è buio, e quindi probabilmente tufferemo tutto nel risotto. Yeah, in mezzo al riso. Buongiorno dal bivacco Alpe Corte di sopra. Com'è andata la nottata, Ambra? Splendidamente. 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 Ha tirato un vento pazzesco. Proprio una cosa infernale. Allora, facciamo un giro del bivacco. Aiuta anche a cedere cremonini. Allora, di qua c'è uno stallone, che vabbè, non faccio vedere tanto, tipo un ricovero. Il cucinino. Poi sopra, perché questo bivacco è gigante. Un bagno non utilizzato, anche perché l'acqua è ghiacciata.
un'ulteriore stanza con delle brande.